sera, buongiorno, buonasera, benvenuti e benvenuti al nostro canale. Okay. Io sono Ali. Io sono Ali. E siete su Ali Auri Channel. Oggi è iniziata la scuola, amici. OMG per tutti i veneti, per tutte le altre regioni che hanno iniziato il 13, ragazzi. Speriamo sia stato un buon inizio anno scolastico a tutti voi. Ma non vi preoccupate, che uscirà anche il vlog dedicato giovedì. Ma come avete già letto dal titolo, questo è un vlog restyling. Restyling, ragazzi, perché sapete che l'inizio dell'anno scolastico è come se fosse l'inizio dell'anno nuovo, praticamente. Dobbiamo prepararci, farci belle, ma psicologicamente anche per l'inizio di una nuova routine, di una nuova vita. Quindi proprio sì, anno nuovo, capelli nuovi, ragazzi. Infatti, in questo video vi porteremo con noi mentre andiamo dal parrucchiere a farci un bel restyling totale dei capelli, che appunto sono questi qua che abbiamo in questo momento. Esatto, e poi sarà anche un vlog perché vi porteremo con noi mentre impacchettiamo dei nuovi pacchi del nostro sito di e-commerce www.aliaurichannel.it. Andiamo appunto a fare un po' di shopping in centro Verona. E vi ricordiamo sempre di iscrivervi alla newsletter perché arriveranno un sacco di nuovi sconticini, di nuovi prodotti, eccetera. Ma ragazzi, cioè, stiamo indossando già degli spoiler. Ma non importa. E ultimo step, appunto, sono le unghie, perché ragazzi, sapete che noi adoriamo le unghie un po' extra d'estate, ma l'anno scolastico assolutamente no. Dovremmo dire bye bye alle nostre unghiette estive, che sono appunto queste qui, e dare il welcome to le nostre nuove unghie un po' più sobrie, dedicate alla scuola. Sicuramente sì, avremmo fatto il nude. E no spoiler, no, vedrete spoiler appunto alla fine del video. E vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri altri social, Instagram, TikTok, aliauri.channel, e anche di dare una sbirciatina sul nostro sito di e-commerce www.aliaurichannel.it. E vi ricordiamo che da questo video ricominceremo a salutare finalmente tutte le varie persone a fine video. Sì, appunto, siamo tornati adesso con due video ogni settimana. E direi di iniziare subito. Tila! Buongiorno a tutti. Noi stiamo andando a farci belle, ragazzi, perché necessitiamo di un restyling per la scuola, perché abbiamo veramente dei capelli che sono indecenti. Super rovinati, comunque è un anno che non ci andiamo, e tra mare, sole, estate, piscina, sono veramente paglia. Comunque vi lasciamo qui nelle schede il video dell'anno scorso dove siamo andate. Andremo ovviamente nello stesso parrucchiere perché è il nostro parrucchiere di fiducia. Vedremo come ci rifaremo, ma sicuramente non li taglieremo tanto perché sapete come siamo fatte. Però io pensavo di schiarirli un pochino. E tra l'altro oggi io, perché è il primo giorno di scuola. Esatto, è il 13 settembre, anche se oggi ovviamente non è il 13 settembre. Oggi è il 4 di settembre, ma auguriamo comunque un buon inizio a scuola a tutti coloro che sono andati oggi. Esatto, veramente, speriamo che sia stato un buonissimo inizio. Comunque oggi pomeriggio andremo anche a fare un po' di shopping in centro, a fare un po' di ordini per il nostro sito di e-commerce. Of course. Un po' di impacchettamento, e io sto indossando anche il nuovo vestito di Bicciosissima, vedrete tutto bene dopo. Esatto. Beh, noi siamo arrivati qui Gianni e Fabio, ovviamente noi siamo a Verona, e adesso entriamo e chissà come usciremo. Ci siamo accomodate nel negozio, chissà cosa combineremo. Ho i capelli per mega sporchi, amici. I miei sono anche puliti, ma maquillage più chiaro, con le ciocche davanti, vabbè, vedremo. Sì, vedremo, noi ci fidiamo, Ellie. Ci fidiamo e verrà benissimo. Amici, sembro una zebra, davvero sembro una zebra, e mi hanno messo dentro sto robo per il calore e non c'era mai stata. Cioè, amazing, adoro. Invece Lauri è lì al lavaggio. Comunque sì, sto leggendo Anna, e questo è il secondo libro, ma l'ho praticamente finito. Cioè, praticamente da questo robo esce fuori il calore. Cioè, ho finito il secondo libro di Anna. Che tristezza. Tagliato tipo 5 centimetri di colore di capelli, vabbè, è una straordinata, quindi ci sta. Sono bellissimi. Auri ha finito. Sono davvero meravigliosi. Prova a fare così per vedere quanto sono più chiari. Madonna. Ti piacciono, Auri? Un sacco. Anche a me piacciono un sacco. Ellie. Io ho già fatto. Ellie, sei pronta? Prontissima per il taglio. Nel frattempo sono qua e la mamma è lì che si sta sistemando. Magico. Ellie, facciamo il caschetto con la frangetta? Io nel frattempo sto aspettando che abbiano finito. Ti tengo d'occhio. Taglio è stato fatto. Sono cortese. No, non è vero. Stanno perché forse erano, volevo anche più corto. Erano super rovinati. Sì, la Ellie è praticamente bionda.
Ma ti piace Lelli? Molto, anche tu sei bellissima. Grazie mamma. Laura ora sta facendo l'ultima piastratina, la mamma è pronta con dei capelli bellissimi e senza il codino. Io ho finito, cioè sono meravigliosi, davvero a dir poco strabilianti, ma stupendi davvero. Allora io e Lelli abbiamo finito ragazzi. Sono veramente meravigliosi, adesso farò io il 360 gradi perché merita. Wow Lelli, poi adesso andiamo al sole a vederli. Siamo appena uscite dal parrucchiere. Cioè ragazzi, io forse sembra che abbia 19 anni adesso. No, sono bellissimi. Poi abbiamo queste due ciocchettine davanti più chiare perché ci hanno fatto il balayage, che è appunto diverso dal chatouche. Abbiamo fatto un taglio perché prima erano davvero lunghi e rovinati. E adesso andiamo in centro a fare un po' di shopping di foto. Gianni e Fabio, raga, sempre i migliori. Guardate quanto sono belli. Nel nostro cuoricino per sempre. Ovviamente ringraziamo Gianni e Fabio per questo meraviglioso taglio. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille a voi per la vostra presenza. Eccoci, ora siamo in macchina per andare in centro. Andiamo a fare un po' di shopping e a fare un po' di ordini, ovviamente, di impacchettamento per il nostro sito di e-commerce. Ehi là, eccoci. Siamo qua arrivate in centro e la vista è sempre mozzafiato. Verona nel cuoricino. Ho ordinato qualcosa di fantasmagorico. Sì, che arriverà a brevissimo. Abbiamo l'ora di assaggiarlo. Anche perché sono le 3:20. Comunque abbiamo ordinato 4 poke o poke o pokai o poke. Non lo chiameremo per sempre poke. Sto indossando uno spoiler mega galattico. Ah. È appena arrivato l'ordine a Poke House, è tutto bellissimo, tutto adesso si magna. Carini i nostri, cioè, Poke. Ho scritto pure ali perché ho ordinato io. Io ho preso con avocado, salmone e l'aurora anche con i gamberi. Sì, wow, amazing. Questo è quello del papà e questo è quello della mamma. E proveremo a mangiarlo con le bacchette perché ci hanno dato solamente le bacchette. Oppure impannando con le mie unghie, vorrei dire. Ho messo sopra le patate, ho messo zucchine, avocado, salmone, feta, carote e sotto riso e quinoa. Laura l'ha messo dentro, va. Cipollotti, poi patate e cipolle. Esatto, gamberi, salmone, ceci, avocado e sotto riso e quinoa. Godiamo il nostro poke o poke. Buono. Mi ho mischiato tutto. Vuol dire che la quinoa mi ha proprio preso. Anche i ceci. Dopo aver pranzato con un fantastico poke, iniziamo a impacchettare un po' di ordini del nostro sito. Cioè, guardate che carino il nostro brush pen. Che meraviglia, veramente. Che ha ordinato questa bellissima ragazza che si chiama Alessia. Ed è anche la nostra fanpage, cioè, quindi ti adoriamo un sacco. E vedrete però tutti gli ordini che impacchetteremo nel nostro profilo TikTok, dove ci chiamiamo aliauri.channel. Le nostre sessioni di impacchettamento by Elfi stanno proseguendo con questo ordine per Maria. Dovrebbe essere l'ultimo e poi andiamo a fare la sfilata di Beach Sissi sul terrazzo. Ha preso queste input metallizzate lilla e la coverina di Stitch. Guardate dove vi abbiamo portato. Sulla terrazza. Che dà ovviamente su Via Mazzini in centro. Via Mazzini ovviamente è over è la the via top. Dello shopping. Lauri si è cambiata, adesso vi faremo vedere il primo outfit by Beach Sissi. Allora questo qui è il nostro primo outfit che abbiamo scelto, la Beach Sissi. È un vestitino super carino, questo qua è un po' più elegantino per andare a fare un giretto, però ci sta. È di questo azzurrino meraviglioso, super mega pastelloso, con questi pallini diciamo, e con lo scollo a V. È bellissimo ragazzi. Invece il mio è tutto nero, senza diciamo le maniche, con questi sbuffetti qui. E poi diciamo che ha tre balze, davvero meritano un sacco questi vestitini. Eccola Ellie nel suo vestitino nero con le balze. Che ho tenuto tutto oggi per andare anche dal parrucchiere, davvero super comodo e leggero anche devo dire. E eccoci col secondo cambio d'outfit. Sicuramente questo qua non è da mettere adesso perché fa ancora troppo caldo, però è super bello per l'autunno. Cioè ho preso questo vestitino qua nero lungo, molto semplice per la sera. Perché un vestitino nero comunque fa sempre comodo, con lo scollo appunto a V. Il vestito invece è appunto verde con i fiorellini, è lunghetto ed ha uno spacco manassonelli, appunto lo farà vedere. Con lo scollo a V e maniche lunghe, molto e bello. Cintura. Questo qui è il bellissimo vestito di Auri ed è davvero stupendo, le sta proprio bene devo dire. Con lo spacco. Con lo spacco, molto molto bello. Ecco il vestito della Ally. Lungo. È super lungo e qui ha due spacchettini laterali e secondo me ci sta un sacco per qualche serata magari un po' più elegantina. Poi abbiamo ordinato anche un costume di cui il pezzo sopra è questo qui ed è molto molto carino. Molto molto carino, anche per un giorno per andare nelle piscine al chiuso, magari alla Quardens. Ci sta un sacco bene perché è nero molto. E anche io ho preso un costume ovviamente nero perché adesso andando appunto avanti con le stagioni, secondo noi il nero ci sta benissimo appunto per andare alle terme. Ed è la fascia molto semplice, molto carina. Ci siamo finalmente uscite. Sono solamente 6 ma questo è lo scenario di Via Mazzini.
bikini, ci siamo provati vestiti di beach sissy, abbiamo fatto gli ordini, abbiamo veramente fatto tutto quello che avevamo in programma di fare per oggi. Sta un bel po' di shopping. Sì, dobbiamo andare in qualche negozietto, adesso vi porteremo con noi. Il primo negozio in cui dobbiamo entrare è UVS per prenderci dei mascara. Abbiamo fatto danni da OVS. Abbiamo preso degli acquistini e adesso andiamo negli altri negozi. Comunque hanno rimodernato completamente l'OVS nella nostra città. Sì, quindi è molto carino. Abbiamo preso delle altre cose qui da Yves Rocher. Avevamo anche una, tipo una specie di sconto, adesso la lì deve andare da Dennis. Un po' che siamo ritornate in ufficio. Esatto, ora vi faccio vedere tutti i nostri acquistini fantastici, ma prima dobbiamo darvi appunto una notizia, un'informazione. Allora, siccome appunto Auri è entrata nell'università di economia a Milano, quindi io diciamo che sarò tutta la settimana a Milano, parto ovviamente il weekend. Il sabato tornerà a casa e la domenica sera tornerà a Milano per seguire le lezioni infrasettimana. I video ci saranno, non vi preoccupate, ci sarà sempre tutto. L'unica cosa che purtroppo dovremo rinunciare a fare, perché non ci stiamo più con i tempi, è appunto il video dei TikTok. Impacchettiamo gli ordini che appunto arrivano dal nostro sito, perché per noi sarebbe veramente complicato per i due giorni in cui Lauri è a Verona registrare questi TikTok, dal momento in cui dobbiamo dare la precedenza ai video di YouTube. Comunque abbiamo ancora tutti quelli che abbiamo registrato oggi, registrato con la Ciompi, da dover pubblicare, e quindi sicuramente per almeno tutto settembre ci saranno questi video. Poi magari quando ci saranno le vacanze di Natale, che quindi Lauri ritornerà a stare a casa, ci prenderemo ancora. Ora iniziamo da Yves Rocher. Abbiamo preso per prima cosa questa crema, ho preso appunto quella verde e io quella azzurra Hydra Vegetal, che è la nostra crema idratante che mettiamo mattina e sera. Io ho preso questa crema idratante al aloe vera, perché appunto avevamo il 40% di sconto. Invece ho preso il contorno occhi, che questo qua ormai è un nostro must. Ho preso il burro cacao, perché ragazzi io ne consumo tantissimo. Poi adesso che arriviamo verso l'inverno, amici. Poi ci hanno regalato questa matitina, che è minuscola, dei dischetti per struccarsi, ecco, in cotone credo, sono fatti così, sembrano super morbidi. Poi siamo state da OVS. Yes. Allora, io ho preso due cosettine molto easy. Questo mascara che l'Aurora mi ha consigliato, che ha preso anche lei uguale. È il mio preferito in assoluto. E poi ho preso questi patch che ha preso uguale anche l'Aurora, che sono appunto per gli occhi. Questi qua sono essenziali per sgonfiare le borse. Poi ho preso un altro mascara, perché io utilizzo sempre mascara in combo, e questa qua era una combo che facevo. E poi ho un correttore, perché appunto l'altro è troppo scuro, e adesso che la bronzatura se ne andrà a quel paese, questo qua è perfetto. Poi io sono ricorsa per andare da Pink, perché alla fine ho preso delle cose. Sì, vabbè, perché lei è andata, si è provato, poi è tornata indietro, perché ho detto no, dai, è too much. E poi è tornata dentro a prenderseli. Sono questi meravigliosissimi jeans, metà bianchi e metà neri. Li ho visti, mi sono innamorata, e quindi non vedo l'ora di poter abbinare un outfittino tema back to school. Sì, poi anche black and white, cioè, no. Ci stanno. E l'ultimo acquistino che abbiamo fatto, anzi che ho fatto, è stato da Tezenis. Allora, ho preso questo top sportivo per danza, è della K, perché adesso Tezenis ha fatto le cose in collaborazione con la K. Poi lei ha preso un altro paio di calzette che, ragazzi, sono stranissime. Insomma, perché sembrano di scarpe per danza. Ma sono molto carine. E questo è stato appunto il nostro shopping molto moderato. Il video ovviamente non finisce qui, perché dobbiamo ancora andare a farci le unghiette nuove, perché questo video comunque è incentrato sul restyling. Allora, oggi è il 9 di settembre, sto adesso a farmi le unghiette, ieri sera me ne è saltata pure una e mi fa malissimo. Appunto adesso sono con una ricrescita un po' imbarazzante, quindi andiamo a sistemarle. Eccole qua le unghiette, sono ovviamente fatte baby boom, ragazzi, sono cortissime. Purtroppo non mi ha potuto ricostruire questo dito, perché ragazzi, cioè, ho visto le stelle, sono troppo felice. Poi appunto c'è questo dettaglino qua, appunto luce, come l'ha chiamata lei, quando l'unghia si sarà sistemata, perché la mia situazione è un po' gravetta. Magari ci metto uno smalto nude, visto che appunto è tutto abbastanza nude. Sì, oggi sto andando anch'io a farmi le unghie. Inizia la scuola e non si può andare a scuola con delle unghie, e quindi andrò a farmi le unghie decisamente più corte. Sarà triste, ma la mamma sarà fiera di me. Sì, io sto tornando a casa, alla fine ho fatto le unghie identiche, spiaccicata a quella dell'Aurora. Dovevano essere sobri per l'inizio della scuola, e sono cortissime. Eccole qui, baby boomer, e qua ci sono due pallini brillantinosi. Sono cortissime, o no, sono stracorte. Ah, oh, finalmente l'Aurora mi ha aperto. Bambina, ciao. Il video termina qui, speriamo tanto che vi sia piaciuto essere con noi in questi step di restyling. Sì, veramente ragazzi, i capelli e unghie ti fanno sembrare un'altra persona, ti fanno rinascere. Poi vi abbiamo anche portato un po' con noi nella nostra giornata di sabato. Noi vi ricordiamo sempre di seguirci su tutti i nostri social, Instagram, TikTok, dove ci chiamiamo aliaur.channel, e dare anche una sbirciatina, perché fino al 19 di settembre sarà attivo lo sconto Back to School sul nostro sito di e-commerce, ovviamente. E adesso salutiamo 10 persone scelte dal video precedente. Iniziamo da Flavia, un bacione. Poi abbiamo Sawa e Wasia, un bacione anche a voi.
Angela, un bacione. Matilde, un bacione anche a te. Maya, un bacione. Aurora, un bacione anche a te. Alice, un bacione. Beatrice, tanti auguri in ritardo, un bacione. Arianna, un bacione anche a te. Aya e Giannat, un bacione. Anna, un bacione anche a te. Noi vi diamo appuntamento giovedì con il vlog del primo giorno di scuola. Ciao!